Ma che sei scemo? Ha puntato lui, ma che vuoi da me? Fulvi 10. Ma come Fulvi 10? Ma che avete aperto stasera? Grande successo per lo spettacolo proposto dal Teatro dei 99 nel suo cartellone Uomini sull'orlo di una crisi di nervi di Rosario Galli e Alessandro Capone, con un cast davvero eccezionale: Federico Perrotta, Andrea Carli, Salvatore Mincione, Ferdinando Smaldone e Valentina Olla nei panni della splendida protagonista. La regia è di Rosario Galli. Quattro amici, Gianni, Vincenzo, Pino e Nicola, ogni lunedì si riuniscono per giocare a poker. Sono tutti sposati. Ciascuno dei quattro amici ha però una storia matrimoniale differente. Vincenzo vive un lungo matrimonio e ha due figli. Gianni è sposato da poco, da 6 mesi. Pino invece è separato ed ha un figlio, mentre Nicola è sposato da 2 anni, dopo essere passato attraverso diverse convivenze. Durante la partita, però, a Pino viene un'idea, quella di telefonare ad un squillo, che scompigli così la serata dei quattro amici. Lascia un messaggio nella segreteria telefonica di Yvonne. Quando lei si presenterà, a Pino toccherà apprendere che a rispondere al suo messaggio non è stata Yvonne, ma una sua amica, decisa a far ingelosire il fidanzato, impegnato in un addio al celibato. Gianni quindi prenderà in mano la situazione e scapperà con la donna. Dai, sempre là. E lasciami stare. Ma guarda che puoi anche toccare, lo sai? Ah. È la prima volta che vai con una di noi. E chi ti dice che ci voglio andare? Posso dirti che sei bellissima. Grazie. Quando sei entrata non credevo ai miei occhi. E adesso esageri. No. E posso chiederti come mai una bella ragazza come te fa la... La puttana? La terza stagione teatrale del Teatro dei 99, dunque, è partita così, con questa commedia cult, la più copiata e imitata, rappresentata da ben 25 anni. A grande richiesta è stata proposta però in una nuova edizione. Un film del 95, una versione televisiva per il palcoscenico di Rai 2 nel 97, per Palco e Retropalco nel 2009, tradotta in inglese, francese, spagnolo, greco e polacco, 137 risate, 20 applausi a scena aperta in 115 minuti di spettacolo. Ma non perdetelo, andate a teatro, regalate cultura, è fondamentale, è l'unica cosa che ci salva da Equitalia, è l'unica cosa che ci salva dalle difficoltà di tutti i giorni.